a tutti cari amici di The Abusi Game e basta. Amici, ma soprattutto amiche di The Abusi Game, di WWE 2K18, soprattutto il nuovo DLC. E sorelle degli amici e delle amiche di The Abusi Game di 2K18. Qui è l'artefice, Jake in compagnia dello specialista, Michel. Della Remita Peppino. E vi diamo il benvenuto in questo particolare, dietro noi, 2.0. Particolare perché? Perché abbiamo scelto noi le superstar, abbiamo scelto noi la tipologia, abbiamo scelto noi l'arena. E perché abbiamo fatto così? Perché è uscito il pacchetto nuovo con gli Hardy Boys e questi due... Il Rock and Roll Express nelle persone di Ricky Morton e Robert Gibson. Ricordatevi che gli Ma atleti... Ma Ricky Morton è morto. No, è ancora vivo. Ah. Ricordatevi che gli atleti del nuovo DLC sono 5, perché c'è anche la moglie di Edge, c'è anche Beth Phoenix, che per forza di cose non potevamo utilizzare. Ah, è la moglie di Edge, Beth Phoenix. Certamente. Dobbiamo prima di iniziare ricordare ricordare il circolo degli Abusive. Ricordiamo che domani nel chiedetelo gli Abusive non ci sarà Peppino, perché lui non vuole farlo. Non vuole farlo. Se volete farmi una domanda, rispondo velocemente io a qualcosa adesso. Secondo te siamo soli nell'universo? Spero proprio di no. Non andiamo troppo oltre. Comunque, ragazzi, il circolo degli Abusi abbiamo pensato di mandarlo la domenica del pay per view alle ore 21. Quindi all'incirca sarà un circolo degli Abusi al mese. Quella domenica lì, quindi all'anno. Ci sarà il circolo, non ci sarà la rubrica i videogiocatori della domenica, ma ci sarà solo il sabato. Il credito degli Abusi continueremo e lo finiremo. Arriveremo al 30. Domani c'è l'episodio L'episodio 27 e risponderemo alle domande che avete fatto nel circolo degli Abusi numero 1. E dato che settimana prossima ci sarà il circolo, fonderemo tra due domeniche, esatto. Per tre puntate le domande saranno anche quelle del chiedetelo agli Abusi. Esatto. Portate pazienza ancora per tre volte. E poi alla fine faremo solo il circolo degli Abusi. Sì, ma quando facciamo questo circolo una volta al mese, sì. Quindi per le domande tu sempre una volta al mese bisogna aspettare. Mamma mia, che scarsità. Così almeno avremo più domande Sì, Peppino, avremo più domande, è meglio così. No, e più argomenti da trattare, perché se lo facciamo ogni settimana abbiamo pochi argomenti da trattare, poi le domande diventano sempre quelle. Ho capito, ma già si allunga. No, nel senso viene lungo. Per me non viene lungo, Peppino, non preoccuparti. Non viene lungo a te. E comunque Peppino se ne andrà anche per la puntata di sabato di Vito. Tornerà a metà della puntata di domenica, io ve lo dico già. Io prevedo sono solo per questa. Ricordiamo anche che siamo nudi qua sotto, Per quello che continua a venire lungo alcuni e alcuni no. Comunque, ragazzi, nonostante abbiamo scelto noi partecipanti alla stipulazione, oggi andremo comunque a pronosticare. Abbiamo scelto anche l'arena, che non fa parte di questo DLC, ma del DLC precedente, quindi è giusto mostrarlo. Io non so perché hanno deciso di mettere queste due cariatidi, e mi rivolgo agli Hardy ovviamente, più altri due pezzi del museo egizio, però vabbè. In effetti dalla pettina ricordatevi veramente. Soltanto che noi l'abbiamo scaricato a mezzanotte in punto del martedì, perché è disponibile da martedì 1 2018, ma qualora voi non aveste l'edizione deluxe, non aveste acquistato il season pass, loro 4 più Beth Phoenix 9,99€. Fate voi i conti se ne vale la pena. Secondo me assolutamente no. 2 euro a wrestler no, non ci siamo. Quindi, ragazzi, il team è formato da Ricky e Robert, i Rock and Roll Express, vabbè, quelli lì, entrambi sono quotati un punto, mentre gli Hardy Boys, entrambi i fratelli, sono quotati 3 punti. Non essendoci via di mezzo, non c'è il 2. Non c'è il 2. Ricordo che vince la squadra. Ok? Quindi anche se tu pronostichi... Chi? Fai il pronostico di... Ecco, Jeff Hardy e Schiena Matt, ho vinto. Esatto. Quindi vince la squadra.
Peppino, giustamente, prendi l'urna di chi inizia primo a, per primo a pronosticare. Ah, ricordiamo la classifica che Michele è in testa con uno. Pesco io? Sì. Pesca anche tu? Ho preso l'uno, Si vede, sì, come già l'altra volta? Cosa pesco a fare? Ma cos'è, non so. Okay. Pescalo, no? Vabbè, ma se lo aprite voi due. Ma chi ti ha detto che lo aprivo? Io, ormai, cioè, è finito dall'altra stanza. Aveva aperto lui. Due. Quindi ho primo o terzo io, eh? Arriva, Uno, te l'avevo detto, ma siete uno, e quindi lui è tre. Quindi però posso scegliere quello che voglio. È vero, comunque. Bravo, bravo. Perché la regola è questa. La regola della mia. Se una regola c'è, non la chiedere a me. No, no. No, non è che puoi scegliere chiunque. Sono quattro, non sono due. Puoi scegliere i due che rimangono. Ah, sì. Vabbè, però la squadra, in teoria... Ah, vado io. Grazie, essendo sei uno. Il primo. Non so se vuoi iniziare dopo, però... Allora, sono uno e tre. No. Tre al contrario. E uno. Esatto. No, è la stessa cosa di prima. Tre e uno. Sì. Allora io dico... Hardy! Devi dire uno dei due. Jeff! Jeff Hardy! Devo dire anche chi schiena? Uno dei due pilloni ah, di là. Sì. Schiena Morton. Cioè, io ho detto io che... Io ho detto, Io ho detto che dai, è vivo. Ma non lo so. Guarda, io dico Ricky Morton. Okay. Ma vedete che se lo vince ancora si becca ancora un punto questo qua. Iniziamo, a ragazzi. Forza di uno va avanti. Tag team ladder, Tag team è tag team ladder. Allora? Sì, perché lui ha voluto portare avanti. Non lo sapevo. Dice ci sono gli Hardy, pensiamo il tag team ladder. No, allora avrei detto veramente io quelli di là. Perché? Ma perché, no, guarda, no, che perché... nonostante sembri una cariatide è del 56, Perché io una... Ma guarda che Ricky gli Hardy Boys sono specialisti della... Perché tu non conosci bene i Rock and Roll Express. Ma non mi sembra loro Ponciarello che... là è uno che... sembrano Ponce e l'altro, vabbè, quello là i capelli blu. E il biondo. No, mi sembrano i due di Hazard e quello là, biondo. No, quello dei Chips. I due di Hazard. I Chip Chops. Vediamo gli Hardy Boys. Fammi vedere almeno le entrate, che sia decente. Voglio un Jeff che si fa saltare per aria. Non entro, ragazzi. Sì, Deve andare meglio, potevano pitturargli il viso. Adesso fanno la gallina anche loro, ne guarda. Ovviamente uno è infortunato nella realtà e l'altro ha cambiato gimmick. Era parecchi giochi che non c'erano gli Hardy Boys. Comunque DLC inutile, ragazzi, veramente. Scusa, ma noi quando abbiamo fatto la Royal Rumble non l'avevamo messo? No. Non credo, visto che non c'erano, ripeto, ci sono da 25 minuti. Vediamo l'entrata dei Rock and Roll Express. Sono fatti bene. Sì, sì, sì. Jeff è identico. Metto un po' meno, però. Io ho pronosticato chi? Ma sì, ma che cosa te ne frega? Tanto gli Hardy Boys, comunque. Io purtroppo non me li ricordo assolutamente. Ma io adesso che vedo come sono vestiti, un po' sì. Un po' vagamente o qualcosa. Non erano dei migliori, erano proprio i... infatti sono quotati anche di più, chissà come mai. Sì, perché gli overall non hanno senso in questo infatti, gioco. Infatti, perché non mi sembravano... Boh, cioè io piuttosto, ti giuro, avrei messo... vederli così, avrei messo gli Smoking Guns. O anche... The Rockets. O anche i Demolition. Sicuramente, non i Rock and Roll Express. O i Nasty Boys. I Nasty Boys. Nasty Boys sono da mettere. Jerry Sachs e Brian Knobs. Comunque si comincia.
approfitterei di parlare di qualsiasi cosa pur di non commentare questo. Beh, c'è un argomento. Ci sono tre argomenti, secondo me, da dire di questa settimana. Che bello. C'è uno bello importante che riguarda Paige, che ovviamente non potrà più lottare. Perché? Perché durante un live event che si è svolto la scorsa settimana, ha risentito di un forte dolore alla schiena. Le analisi preliminari e non solo hanno evidenziato il fatto che per prevenire un ulteriore colpo che la costringa eventualmente a una sedia a rotelle o comunque ad avere dei gravissimi problemi fisici, i medici WWE pare abbiano deciso di impedirle di lottare per sempre. E questo è un brutto colpo per una ragazza che stava uscendo da un periodo alquanto travagliato di vita privata. Il ritorno a Raw sembrava riportarla sulla retta via, cioè, probabilmente adesso farà da manageressa, oppure chissà. C'è una ragazza di 25 anni. Mamma mia, già distrutta la carriera così. Vabbè, vada a fare qualcos'altro. Poteva essere... che problemi? Poteva essere una protagonista della prima Royal Rumble non femminile. Non puoi più, basta. Fattene una ragione e fai un lavoro come tutte le ragazze di 20 anni. Fai qualcosa in cui sei in grado puoi fare. Lì non puoi più. Oppure farà manageressa. Sì, comunque la WWE credo che abbia già offerto, perché non penso che un ruolo come non penso che lo voglia manageressa o come deve fare. Scusami, una di 20 anni così, cioè star lì vuol dire rovinarsi, star lì a far niente. Una della sua età avrebbe voglia di salire sul ring a far qualcosa. Se non puoi farlo, esci proprio, vai a fare altro. Non star lì a fare la manageressa. A 20 anni la manageressa. Sì, è un ruolo che dai alle vecchie bacucche, quando, come Vicky, che per accontentarla... Lana fa la manageressa. Ma la manageressa, però vedi che lotta adesso anche un po'. Fa un po', fa la manageressa perché è figa, perché è qui, perché è là. O perché non sa lottare. Ma invece... Lei non può lottare. È una brutta cosa per uno che non può lottare. Vai a dirglielo a Daniel Bryan. Appunto, Daniel Bryan, secondo me, tra poco se ne va. Ma anche lei esce e va a fare qualcos'altro. No, però lui se ne va per andare a lottare in un'altra federazione. Lei non può proprio lottare, faccia qualcos'altro. Trovati un'occupazione. Sì, però cosa vuoi fare? Una laurea. Vuoi andare a drogarti come facevi prima con Del Rio? Che... O a dar via. Vai, Dax Hunter. Andare in tangenziale. Vai. Guarda che questa batosta qua probabilmente la porterà ancora sulla brutta strada. Se lei non è in grado di scegliersi qualcosa di decente, il destino ti ha posto questa. Te l'ha fatto apposta. La vita ti ha messo davanti questa difficoltà per vedere se sei in grado di superarla e andare a fare qualcosa di giusto. Comunque, se ricadi in quelle cose lì, sono cazzi tuoi. Comunque a me dispiace un sacco. Sicuramente. Così come mi dispiace che pare che nella penultima puntata di Raw, non quella del 15 di gennaio, quella dell'8, durante il match si sia infortunato Samoa Joe. Questo infortunio lo terrà lontano dal match a squadre miste che aveva con Bayley. Ed è molto probabile che lotterà lontano addirittura dalla Royal Rumble in se stessa, perché l'infortunio al plantare del piede pare sia più grave del previsto. Non ci sono ancora voci confermate, però il Mixed Tag Team Match e la Royal Rumble praticamente saltati, per il resto si vedrà. Terza grande notizia, che voi saprete già avendo già visto Raw e comunque essendo uscita nel pomeriggio di lunedì 15, primo introdotto nell'Arca della Gloria Hall of Fame 2018, Bill Goldberg. Ci sta. Sono curioso di vedere gli altri quest'anno, però Goldberg ci sta. Ma non siamo sicuri che ce lo siano tolto dalle scatole. Vi ricordo che il 28 di gennaio c'è la Royal Rumble e dalla Royal Rumble comincerà la grande cavalcata verso WrestleMania 34, che quest'anno si disputerà l'8 aprile. Allora, ricordiamo anche che dopo la Royal Rumble parte una delle nostre rubriche preferite. Esatto. Partiremo con la nostra pantomima e dopo daremo adito alla nuova edizione di Abusive Mania, ragazzi. Attenzione, Jeff Hardy tenta di staccare la valigetta e potrebbe anche farcela, perché nessuno dei
Rock and Roll, Rock and Roll Express, ecco, è lì. Non sa dire Rock and Roll. Adesso attenzione, arrivano. Però che peccato, perché tardi. Io ho come l'impressione che domenica Vito Gebroni affronterà un match con la scala e ci sarà il pallino. Peccato che qua non si veda il pallino. È vero, peccato, sì. Attenzione! Perché qua sono bravi. Ora potrebbe lui staccare la valigetta. Robert Gibson. No, Morton è quello biondo. Ah, Morton è quello biondo. No, vinto. L'ho signori! Facevo bene. Se sapevo che era con le scale, sticcavo veramente io questo. Vero. Per moi. Ho detto. Non ha staccato la cosa Ricky Morton, io ma pensavo Robert che Gibson andava a schienamento. Ma il 2018 non può che confermare che è il mio anno. Saperlo. Perché siamo 2-0. Ma se vai avanti 1-1 non è che ha ragione. Chi va io piano va sano, non lo sapevo, se no avrei pronosticato anch'io questi. Io ero convinto che a schienamento, cavoli. Che cavoli. Gibson, ho sentito voi Rock and Roll Express. Se scelgo questo per schiena quello va bene lo stesso, perché è la squadra. No, non dovevate dire schiena, dovevate dire prenderla. Allora sì, guarda come sono belli, ho capito, guarda io. Come che sguardo magnetico, si assomigliano uguali proprio. Lo sguardo ebete, tutti e due ce l'hanno. Capelli discutibili, ecco, ghigno un po' idiota. La terza, no, abbiamo già detto tutte le notizie. Puntate di Roy SmackDown ancora interlocutori, almeno le ultime, l'8 o il 9 di gennaio, niente di che. Che brutte cose. Pare è tornato The Miz. Tornato The Miz. Riguardo alle notizie, sembra ormai essere ufficializzato il match tra John Cena e Undertaker. Anche se nessuno dei due ha mai detto nulla. Esatto. Magari possiamo perdere 10 secondi. Ci sarà secondi. Jerry, Jim Ross. A Raw 25 la telecronaca sarà affidata a Jim Ross e a Jerry King Lawler. E per una volta... Jerry, per una ci volta non sarà male, secondo me. 3 ore, di cui un'ora in un'arena con dei collegamenti con i wrestler del passato. Sì. E le altre due? Sì, sono in due arene diverse. Che minchiata, eh? Infatti non sono ancora convinto di questa cosa. Ma no, interessante. E faranno un match sia di qua che di là. No, la prima ora secondo me non fanno match, ci sono le vecchie glorie. Probabilmente ci sarà l'incontro Undertaker-John Cena. L'incontro che si incontrano, non che si scontrano. Si rimolano e si incontrano e si innamorano. Comunque, puoi perdere 10 secondi e far vedere agli amici come si fa a scaricare il DLC? Perché? Perché magari non sono capaci. Così? Se non ti fa schifo, eh? No, è che basta andare in negozio, vedi, PlayStation Store, e poi lo scaricate da lì. Vedi, anche meno di 10 secondi. Magari, dato che siamo molto in anticipo, vediamo l'entrata di Blood Phoenix. Ecco, esatto. Blood. Hai detto Blood Phoenix. Che è un uomo. Ma no, la mia povera Elizabeth, se ti sente Adam, ti fa sentire lui che sei un uomo. Contro Marise ci sta. Guarda che ha un 86 Beth Phoenix. Trovando il bacio. Culo di gallina. Io l'avrei messa volentieri contro Natalia. Per la loro somiglianza. Volevo vedere la gnagna. Sì, somiglianza anche di età, diciamo. Io l'avrei messa volentieri contro Edge, ma non si può fare. Pepe Giulio l'avrebbe messa volentieri... No... A cul busone. No. Eccola qui. Ma lei è... Lei è Edge? Hanno avuto poi una figlia o un figlio? Una se figlia? Se vuoi sapere se hanno avuto rapporti. No, credo di ricordare. Sai quanti? Allora, aspetta, però... adesso che ci penso. Beth Phoenix. Ma madonna, ma sei grossa questa. È stata introdotta nell'Arca della Gloria l'anno scorso. Ed tiene il record di... introdotta più giovane a 36 anni, ha battuto l'anno scorso Trish Stratus, che è stata introdotta a 37, e se non ricordo male, credo proprio di no, durante il discorso che Beth fa la sera prima fa una dedica a Edge, che viene poi inquadrato nel pubblico col bambino o la bambina, dirti se è un maschio o una femmina mi sfugge, però il bambino o la bambina era lì con Edge mentre lei faceva il discorso.
No, era solo per sapere, magari anche dovrebbe il figlio essere un del wrestler. 70, se è stata introdotta l'anno scorso, non aveva ancora compiuto gli anni, ne aveva 36, però te lo dico subito. Del 70. No, 36 non no, è del 70. Dell'80 ho sbagliato. Ah! Sì, Maryse non serve vedere l'entrata, la sappiamo tutti com'è Maryse. La Maryse. 24 novembre 80, vero nome Elizabeth Kochanski. Kochante. vabbè. Guardiamo tutto il match. No, no, basta, era solo per vedere l'entrata e la prima mossa di... Mossa Death Valley Driver, Samoan Driver, Flying Phoenix, Down in the Flames, Glam Slam. Già più noioso del solito, diciamo. Già noioso. Quindi ragazzi, abbiamo detto tutto, noi ci vediamo, ricordo, domani col Chiretro agli Abusi, sabato con Vito Giabroni e anche domenica con Vito Giabroni. Poi settimana prossima ci sono i due pre-show, mercoledì il primo e giovedì il secondo. Sabato Vito Giabroni e domenica secondo episodio del Circolo degli Abusive. Quindi nelle puntate, nelle domande di domani del Chiedetelo agli Abusive, fate domande pseudo-intelligenti che potrebbero essere lettere nel Circolo. Andrà in onda alle 21, poche ore prima dalla Royal Rumble stessa, per chi farà la levataccia e guarderà la diretta, magari prima guarda noi, si diverte un po'. Io vi ricordo inoltre Twitter, Facebook, Instagram e il gruppo Telegram che trovate in descrizione qui sotto, e che adesso lui si incazza e va via e torna a metà di domenica. Io ve lo dico. Però prima di andarmene vi voglio ricordare che sabato 27, giorno prima dalla Royal Rumble, c'è un altro grande evento che è il primo show dell'anno dalla FCV a Pero. Happy New Era. Happy New Era. E ci saremo noi tre. Undisputed Era. Così, diciamo, pubblicità anche un po' NXT. Bene. Per oggi è tutto. Dall'artefice Jack. Dallo specialista Michel. Dall'eremita Peppino. Alla prossima. Ciao belli. Era.